Cercasi ad Arezzo operatori a caccia di mali odoranze. Come annunciato nel corso della scorsa estate, il Comune sta avviando uno studio olfattometrico per fare chiarezza sui cattivi odori che ormai da tempo interessano le frazioni di Chiani, San Giuliano, Ruscello, Le Poggiola, Battifolle, Olmo e San Zeno. Un problema che era diventato anche oggetto di un esposto in procura e adesso l'amministrazione comunale ha scelto di rivolgersi ad una società esterna per andare a fondo alla questione. Ci aspettiamo, commenta l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti, che i risultati offrano un solido contributo alla comprensione. Del fenomeno e quindi alla soluzione del problema. L'indagine avrà durata di sei mesi. Dapprima i candidati verranno selezionati in base alla sensibilità olfattiva per poi essere formati a riconoscere gli odori tipici che sono oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini di queste frazioni. Il loro lavoro sarà quello di effettuare rilevazioni di odore secondo un programma stabilito e su una griglia di punti di controllo predeterminati. L'obiettivo finale è infatti quello di produrre una mappa di frequenza e intensità degli odori. A breve poi sarà messa a disposizione per tutti i residenti dell'area una specifica app per segnalare gli odori secondo un formato standard. Sia lo studio che il software collegato all'app per l'elaborazione dei dati si avverranno di una stazione meteo appositamente installata nell'area da cui proviene il maggior numero di segnalazioni, conclude l'assessore Sacchetti.